In questo nuovissimo video sul canale, io sono Grand Dragon e oggi, ragazzi, come leggerete dal titolo, vi mostrerò il pass, il nuovissimo pass chiamandosi Operazione Apocalisse Zero, trattandosi propriamente proprio degli zombie. Un pass molto carino che ovviamente chiedo scusa se l'ho mandato un po' in ritardo perché ha tipo 2-3 giorni che è già uscito, ma sfortunatamente l'ho potuto rimandare dopo. Ho giocato anche come potete vedere, però sfortunatamente il video non l'ho fatto, lo sto facendo ora, però almeno, come dico io, meglio tardi che mai. Ragazzi, in questo pass, come potete vedere, le prime due cose che io principalmente ho notato sono stati i giorni, che erano 25, e quindi avevano abbassato i giorni rispetto al pass scorso, e i livelli del pass, che ora vi farò vedere. E la seconda cosa che ho notato è stato il nuovissimo personaggio Reaper, di cui già ne avevo sentito parlare, un personaggio che hanno recuperato da Bio3, ricopiato, ovviamente migliorato più o meno, cioè sono identici, non posso farvelo vedere, infatti mi dà un po' fastidio, però non riesco, cioè non so ancora riuscire a unire le cose, sono ancora un principiante, però comunque per chi conosce Bio3, comunque Reaper lo riconosce subito che è già lui, anche se dal nome, che soprattutto dall'estetica. Comunque il nuovissimo personaggio in cui si sblocca già a livello 1 è proprio lui, Reaper, di cui ora, infatti, dopo vi farò vedere la partita usando anche lui come personaggio. Come secondo livello portiamo con un portafortuna un ciondolo che si mette nell'arma, tanto per estetica. Ovviamente cerco di essere rapido, in cui, per non fare un video troppo lungo. Il terzo livello si tratta di un stupidissimo ballo, di cui io non ne faccio principalmente niente. Un livello 4 di un adesivo. Un livello 5 di un pacchetto salto, utilizzabile soltanto su Blackout. Quindi per chi utilizza Blackout è carino, per chi non lo utilizza o per chi non gli piace non ha molto senso. Si parla a livello 6 di un biglietto da visita, in cui tutti questi biglietti adesivi si parleranno di zombie. A livello 7 di un adesivo esattamente come il proprio zombie. Un altro biglietto da visita di livello 8. Un livello 9 in cui ti danno un altro adesivo sempre zombie. Un livello 10 in cui ti danno già un completo specialista di Firebreak, molto carino, che a me piace molto. A livello 11 partiamo con un altro biglietto da visita. A livello 12 un altro ballo abbastanza stupidino. Livello 13 un altro adesivo. Livello 14 un altro biglietto da visita. Livello 15 un altro completo specialista di Torco, anch'esso zombiesco, se si può dire, molto carino, che mi piace. Livello 16 un altro adesivo. Livello 17 un altro biglietto da visita. 18 una pittura facciale che a me sinceramente non piace, che è chiamato rischio biologico. Livello 19 sterminatore. Livello 20 una mimetica per il cecchino Cosca, un cecchino molto carino che io però utilizzo poco, però che forse con questo con questa mimetica lo utilizzerei forse più spesso, anche perché è molto carino. Livello 21, scusate, partiamo con un adesivo, sempre semplice. Livello 22, un primo completo di Reaper, molto carino, che appena lo sblocco lo utilizzerò immediatamente. Livello 23 parliamo di un biglietto da visita. Livello 24 un adesivo. Livello 25 un altro completo di Prophet, molto carino, simile a quello di prima, in perdita a livello 20, 10, se non ricordo, 15, no 10, ho ragione, un po' simile come a Firebreak. Livello 26, scusate, livello 26 è un mio altro biglietto da visita. 27 un adesivo. 28 un altro gesto molto carino, comunque mi piace, anche perché questa è l'arma plasma di zombie. Livello 29 un altro biglietto da visita. Livello 30 un altro completo di Zero, molto carino, anch'essa molto zombiesca. Livello 31 un biglietto da visita. Livello 32 un gesto, sempre stupidino. Livello 33 un altro adesivo. Livello 34 un altro biglietto da visita. Livello 35 un altro completo di Crash, molto semplice e anche carino. Livello 36 un altro adesivo. Livello 35 un altro completo di Crash. Livello 36 invece parliamo di un
di un altro adesivo. 37 è un altro gesto abbastanza stupido. Livello 38 un biglietto da visita. Livello 39 un effetto mortale molto carino, sembra tipo su un'esplosione di fuoco. E livello 40 una cassa di armi in cui ti garantisce una nuova arma e due valigette di riserva. Un pass molto breve, ma anche esso molto carino, nulla da ridire. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Vabbè ragazzi, detto ciò che vi ho parlato, ora faremo una partita di team e squadre, farò, anzi, una partita di team e squadre e vi farò vedere le abilità speciali di questo personaggio nuovo. E vi farò vedere cosa come ora potete vedere, le sue abilità di Reaper. Io già l'ho utilizzato ovviamente prima di iniziare, così già sapevo su che cosa stavo utilizzando, che personaggio stavo utilizzando. Ora in questa partita vi farò vedere di più, vi farò vedere le sue abilità, perché alla fine la partita in sé non penso che vi dia molto interesse, almeno penso. Quindi principalmente vi farò vedere qualche kill rapida e poi vi farò vedere soprattutto la sua abilità speciale e la sua equipaggiamento secondario, come si può dire, non saprei dirlo principalmente. Ovviamente qua siamo Reaper. Mi piace molto perché quando ho cominciato a usarlo ho sentito che quando lui si muove si sente proprio i passi robotici e si sente comunque che è robotico, sia dalla fisica, da robustezza, comunque dal corpo che ha, sia anche comunque fisicamente, è tutto. Vabbè, come parla è tutto, molto carino. Ora vi farò vedere principalmente le sue due abilità e basta. Ok, eccoci ragazzi, ora si è sbloccata la piccola abilità di cui quello che consisterà sarà. Se non rompono le scatole. E questo piccolo affarino, tipo pare il sensore acustico per vedere i nemici, solo che questo sensore che è abbastanza notabile. Consiste nel interferire nella minimappa, come vedere in alto a sinistra, di cui io vedrò in questo modo, ma i nemici invece vedranno tutto, cioè non vedranno più niente all'interno di quest'area che state vedendo. Quindi ovviamente al suo interno, se ci saranno degli spari o dei cosi, i puntini rossi non si vedranno. Infatti, come potete vedere, si confondono anche i nemici. A un certo punto ovviamente poi smette, quindi non dura neanche tanto sfortunatamente, però comunque è abbastanza carino da utilizzare. Distruggiamo questo UAV velocemente se lo trovo. Ecco, mi piace anche come parla, perché comunque parla roboticamente, cioè anche la voce. E ora ragazzi vi farò vedere la sua abilità speciale, che sarà tipo questa torretta. Io la chiamo una torretta portatile, che è troppo dannosa, cioè è troppo OP questo pompa, sì, pompa, questa mitraglietta, come la chiamo io. Ovviamente poi mi hanno sparato chissà in quanti, però comunque potete vedere che è molto potente, abbastanza forte, almeno per come la penso io. Ecco, come potete vedere in alto a destra e in alto a sinistra, scusate, è quello che vedrebbero i nemici. Questo qua ovviamente è quello di un nemico ed è quello che vedrebbero i nemici se io lanciassi quello là dai nemici. Tipo, se lo faccio così, i nemici in quest'area, all'interno anche all'esterno di quest'area, non vedranno più gli spari. Scassano un po'. Ecco, questo è quello del nemico, comunque rompendolo romperete il sensore. Beh, già voi lo sapete, comunque vi avverto per che cosa si tratta. Comunque le abilità poi io lo lancerei e lo utilizzerei.
Vediamo se riusciamo ad utilizzare la torretta stavolta a dovere. Questa penso sì. Si stia utilizzando a dovere. Ecco, questa sarebbe la torretta in cui è una bestia. Bellissimo, cioè ha 150 proiettili e distrugge come non so cosa. Distrugge tutto, è tipo, non lo so, distrugge tutto. Cioè non lascia niente, non lascia niente, ragazzi. Vi sto dimostrando, non lascia nulla. Via di scampo non ne lascia quest'arma. Cioè, l'unica via di scampo è se te ti ferma o se ti ammazza, che, non, che è anche abbastanza difficile. Ah, e poi massimo mi uccide il cane. È finita, ragazzi, è finito con 46 uccisioni e 13 morti. Una partita abbastanza comunque buona, almeno. Vabbè, la facevo io. Arma neanche presa, rubata da terra. E poi si blocca. Io non, ecco, mi capita spesso, ragazzi, che poi mi si blocca in questo modo. Cioè, si deve vedere l'uccisione e poi mi si blocca così. Pare che sono morto e quindi si blocca. Vabbè, ragazzi, niente di... Ho fatto 3 kill, sì, 3 kill ho fatto, niente di se... o 3 o 4, non lo sto ricordando, ragazzi. Comunque vabbè, vi farò vedere comunque le uccisioni migliori, quelle che ho fatto. Va bene, ragazzi, volevo farvi vedere comunque Reaper, il nuovissimo personaggio, abbastanza forte, diciamo, più che abbastanza troppo OP. Perché comunque la sua arma speciale non si scherza, per come vedrete, proprio non si scherza. Comunque la torretta, perché io la chiamerei torretta, perché sarebbe una mini dendrossa, ma è una torretta. Comunque la torretta non si scherza, perché sia ti vuoi sia muovere come vuoi, è rapida, comunque anche a sparare le raffiche sono veloci, ti muovi veloce. Più di così non puoi avere nulla. Con 2-3 colpi li ammazzi, hai 150 proiettili, hai una torretta formidabile. Per chi la sa utilizzare, diciamo che un bel po' di uccisioni non gliele toglie nessuno. Al massimo può morire se gli sparano dietro, se ti arriva qualcosa. Va bene, ragazzi, allora per non... vi ho detto tutto, vi ho parlato del pass, vi ho detto velocemente cosa conteneva. Niente molto carino, l'unica cosa più carina forse è l'arma, qualche skin, qualche completo, e la cassa finale, che è vabbè, l'effetto è la cassa finale, niente di più fantastico almeno per me, poi per voi non lo so. Ovviamente scrivetemi nei commenti cosa, qual è la cosa che preferite di più, e niente, ragazzi, come infatti stavo dicendo un attimo fa, se volete commentate, scrivetemi quello come la pensate voi di questo personaggio, delle sue abilità e del pass, se è buono che l'hanno ridotto a 40 livelli e 25 giorni all'incirca, o se vi piacciono anche quello che hanno messo e cose di così. Fatemelo sapere con un commento, ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale, che mi farebbe molto piacere, e capisco che comunque quello che vi sto portando vi piace. E nulla, ragazzi, detto ciò, qui è tutto da me e da Reaper, da Grand Dragon e da Reaper, e ci becchiamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.